cazzo? Ho tirato una granata. Levati da là. Come una granata? Oh. Lo vedi? Sì. Desincatissimo. È morto, caduto, zio. Tu è nu 89, è impazzito. Porco due, zio, ma qua c'è il bruto. No! L'inseguimento è cominciato. Zitto, bro. Porco Diaz! Frate, ma è pieno? Frate, ma... Ma mi hanno sgamato. No, frate, è pieno. Guarda come sono messe bene, apposta per essere scalate. Sto facendo un esperimento per la scienza. Sono arrivato in cima. Rifornimenti aerei militari. Bentornati in questo quinto episodio di Daylight 2 in compagnia del buon Just Run. Oggi vedrete il quinto episodio. Prima di iniziare, ovviamente, lasciateci un commento e un like. Arriviamo a 5000 like. Nei commenti comunque continuate a darci i vostri consigli perché sono sempre utili. Questo video è diviso in due. I primi 10 minuti è del giorno 1, in cui abbiamo fatto una secondaria che ci porterà poi a fare la primaria nel giorno 2. Fateci sapere ovviamente i vostri pensieri nei commenti. Buona visione. Allora, che famo? Farei le secondarie e mentre andiamo lì sblocchiamo le robe che ci sono per strada. Per secondaria intendi tipo... persone scomparse. Qua. Yecce. Ah, busta. Damien sent me. Hello? What do you want? Damien sent me. He said you have work here. Wrong address, bud. But I just talked to him. Damien, he sent me here. You alone? Yeah, I'm alone. Now get in and head downstairs. They'll explain everything. Sei da solo, ci presentiamo in due. Sei da solo, sì, tranquillo. Letteralmente due persone. Questi secondo me in realtà poi si scateneranno e diventeranno tutti nemici che dobbiamo uccidere. I'm Aiden. Damien sent me. I'm here for the job. You're new around here. Damien asked that too. What difference does it make? Boss asked a question. Mentre dico di essere il posto, di che lavoro stiamo parlando? Di che lavoro stiamo parlando? Sì, non mentiamo, dai. Let's talk about the job then. To do it, it's best that you're not all that well known around the bazaar. I wouldn't say I'm all that well known. That's good. Looks like we finally found our missing person. Hey, what are you talking about? What do you want from me? Let's just say we work for someone that's dying to meet you. Except he won't be the one dying, I don't think. Let's haul him in, boys. Amato. Porca troia, sì. Gli faccio di un male a questi. Ma anche loro. Ho spaccato l'esaminatore del crane per terra. Sì, no, l'ho massacrato. Che dal cazzo. Oddio, macete provviso. Ah, guarda. Ah, qui è tutto da lottare. Macete. Vabbè, io le armi le prendo tutte. Tanto. Lutta bene che ci sono coltelli da lancio dappertutto. Il lancio non serve. No, questa è una lancia. Ah, la lancia non la posso. Oh no. No, la prendi le lancio. Distrutta. Cioè, usciamo che se non siamo in due non fa aprire. Hey, how did you die? Oh, you asshole. You set me up. No. I swear, I would never. I was just doing my job. Scouting. It's my job. Dovremmo parlare di questo con Carl. Ma secondo me chi sono queste persone? Proviamo a chiedere. Carl è uno stronzo. And why were they looking for me? I don't know, Aiden. You gotta believe me. They just told me to send them anyone who seemed new. They didn't tell me why. I don't have any other choice but to do as they say. They have anything to do with Lucas's death. God, I hope not. Others before me, and then they've all been murdered? What have you done, Damien? I couldn't do anything about it once I found out. How many people have you sent to their death? Stop it, Aiden, stop. I'm sorry. I had to. I'm trapped. They have my brother. Io quasi quasi coopererei con lui per cercare di salvare la sua del fratello. Magari dice è buono e semplicemente fa tutte queste azioni perché è costretto. Può essere, sì, infatti. Your brother. I talk fast. They took him and threatened to kill him if I didn't do what they said. I just figured... If I did good, they'd eventually release him. I just want my brother back. Will you help me find him? All right, fine then. But you better pray that he knows something. Pensa se alla fine ha fatto il doppio gioco. Sì, infatti, il quadruplo gioco. Impazzisco. Ok, però è sempre persone scomparse, Sì, cerca il fratello, ok, quindi è sempre la stessa missione. Beh, buono, abbiamo un paio di robe in più da portare avanti. Parla con Damien. Ancora? Questo è l'obiettivo che dà. Riparliamo? Sì. Come dice, abbiamo trovato tuo fratello. Cliff here. Damn it. You don't think they... He's not... He's not dead. Don't jump to conclusions. Where did you last see him? We were in East Quarry and close to Devil's Bridge when they attacked us. They took him hostage and have been using me to carry out their orders ever since. I only did this to keep my brother alive, Aiden. I didn't know others would die when this started. Andrò a darci un'occhiata. I guess I'll search the area around Devil's Bridge. I'm doing this so that no one else dies because of you. Testa di cazzo, imbecille. Andiamo a cercarlo, già che ci siamo. E nella notte, c'è da correre, bro. Correre, correremo. Dobbiamo scendere giù. Qua non si può andare. Ah, qua si può aprire. Ah. No, chiudi, dai! Di Lupin al mondo uno scene. Apriamo? Sì, apriamo. Damien? Nah, I'm Cliff. Resemblance is uncanny. Guards!
Wait, stop! Damien sent me! How did you escape? Escape? I have no reason to escape, man. You're working with him, aren't you? Well, duh. What I really want to know right now is about the murder of Commander Lucas. Did you or your people kill him? No fucking way. We're not suicidal. Anyway, we got bigger fish to fry. Like you, for instance. You and Damien haven't figured it out? I love my brother, but he's a dope. Always has been. Lo chiamiamo? Sì, dai. Damien? Over. Did you find Cliff? Yeah, but he... Hey, bro. You were a huge help sending all those kids. You've made Dr. Waltz mighty happy. Waltz? He's the boss here. Boss? Cliff? What? I don't understand. They took me, but I joined the team right quick. Had to pretend they were gonna kill me to get you in line and following orders. What? Don't be a baby about it. It was the only way to make you behave. How could you do this to me? All those kids you made me drag in to their deaths. Don't worry about it, bro. It was all for the greater good. Whose greater good? The boss's, of course. And just now, you served up the guy the boss wanted most. Waltz è innamorato di noi. Mi viene quasi voglia di tirare fuori la mia arma migliore per voi in Ma sono... Nome. Le abbiamo letteralmente shottate. Ma sì, per quello, li hai tirati contro le cose spigolate. Ah, li ho insta-shottate. Sì, li hai spigolati con sta roba qua. Beh, è stato più facile del previsto. Quando ti metti un calcio lo fai sbattere contro e questi li incoglioniscono, no? C'è un tizio sopra da uccidere, aspetta, lo voglio ammazzare con la lancia da lancio. Sì. Ma adesso ti potrei andare da qualche parte, sul pian piano facciamo il giro. Open. Ehi, anzi, sì. Porca madosca, oh. Lascia di fortuna, grazie Damien. Mille. Grazie. Scassina difficile, scassino. Come in, Damien. Can you hear me? What can you do? I'll keep digging. Ok. Salve. Oh, Matti. Parla con Roger. E mo chi cazzo è Roger? Chi cazzo è mo Roger? Hanno 15 metri. Mo ce lo segna. Wait, what's going on? Where's Damien? He locked himself in the tower. Vuoi sapere perché tutto questo? No. Into the tower? Not really. Not by ordinary means. People have tried to climb the wall, but those who have usually end up getting scraped off the ground. Yeah, I'll give it a shot. Cala il campanile, ma l'abbiamo già fatto. Ah, vedi, mo si può andare sopra proprio. Dove cazzo sei salito? Dentro, come sempre, sì. Ah, da qua, è vero. Damien, stop or I jump. Wait. Okay, I've stopped. Relax, Damien. Let's both relax. What do you want? To talk. About what? Oh, non c'è mai tempo di non saltare. Proviamo. About not finding out the hard way that you can't fly. Guarda, se sbagliamo le cose, forse Maybe si suicida. If I was such a weakling and a coward, I'd have jumped already. But you didn't. Something is holding you back. Fear has always held me back. I won't be held back anymore, Aiden. I won't hold myself back. You ready for this, Aiden? Because if I stop holding myself back, I think I just might be able to fly after all. Check it out. No! Bro, si è suicidato. Risposta sbagliata del bro. Mi sa di sì. Ma come missione completata? Si è suicidato una persona. Oh no, trova qualcosa da fare al bar e conquista la fiducia di Sofì. Oh merda, che cazzo guardi ancora? Che ti ho aggiornato? No, è autoaggiornata. Oh, Sofì. Sì, però dico si è aggiornata perché abbiamo finito la secondaria. Quindi eravamo letteralmente comunque obbligate. Dai, parla con la troia. Sofì. You wanted to see me? I've been hearing about you. The ones that make me believe it's worth giving you a chance. Go to one of the craftmasters, Alberto or Vincenzo. Both know the location of the purest crystals. I need a few for a certain transaction. I'll go talk to one of those craftmasters. Do well. And we can think oh no, il bazar, ogni volta che ci chiedono di entrare al bazar c'ho gli incubi. Alberto e Vincenzo. Alberto. Alberto. Fortunatamente mo ce l'ha deciso che ce lo segna. Eccolo qua. C'è il cancro qua, ma è JR. Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? They've already sent one of their fuckwits? Who? That fellow. Sophie's brother. What was the asshole's name? The asshole's name is Barney, and he asked the same question about a dark zone with crystals. So where is that dark zone? 120. Dad, can I tell him? 100 meters from the metro. There's a big sign. Fashion store and a windmill on the other side of the street. Thanks. Chiede informazioni sui cristalli. Fatto. Parla con Sophie. Che palle. Cioè comunque è letteralmente a 5 metri. Poteva farlo benissimo da sola. What did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Barney, answer me. Damn. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own and throwing a wrench in the works yet again. Fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. Ora gli sconosciuti, ma poi si fa inculare da suo fratello, cioè. Sì, esatto. Dai. Come si è fatto male? Barney get wounded. He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. If he went to a dark zone in his condition,
He's a goner. I can try to track him down. I've been in the Dark Zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? If you save him, you won't regret it. Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. Good luck. Oh, completata! Ho finito la missione, fratello. Però la prossima sarà andare a cercare il fratello. Fratello notturna. Da qui inizia il giorno 2. Abbiamo comprato delle skin. Insieme alle skin ci hanno dato delle armi forse un po' troppo forti. Abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto male? Faccelo sapere. Allora, Dreddone, buongiorno. Buongiorno. Ah ah, eccole. Ma aspetta, zii, però il mio Mieti Armi ha 137, 134 di danno. Sì, sono un po' forti. Infatti ho letto che gente boicottava questa roba. La cosa più rotta del gioco. Più 20% danni con armi da mischia di notte. Sì, forse... Vabbè, no, il mio c'ha 72. Dovresti vedermi cambiare... Sì, stai spawnando. Ora hai un cappello e una faccia strana. E anche il corpo e i pantaloni, bravo. Non è che ti rompi tanto con le cose che... Cioè, ti danno relativamente il giusto di abilità questo outfit. L'arma è... L'arma è un po' rotta. Vabbè, l'arma è un'arma. Vabbè, noi l'abbiamo fatto per le skin, anche per avere un po' di differenza fra i personaggi, dai. Aspetta che mo ti estraggo l'arma però, zio. Non puoi estrarla qui dentro. Ma usciamo e la estraggo. Che bella! Bro, guarda il primo che mi si avvicina, che fine fa. Con 134 di danno. Gli hai tagliato la testa. Cosa ne pensi? Gli hai tagliato la testa. Un po' troppo. Oggi dovevamo fare la principale. Loro hanno già visto un po' di sdrogo che abbiamo fatto. Esatto, dovremmo fare fratello ribelle ma de notte. Vero? Andiamo a farlo di notte? Per forza di notte bisogna farlo. Andiamo a cercarlo, in teoria diventa notte automaticamente. Sì, no, è qua a sinistra. A parte che sono le 18, zii, quindi questo videogame mi sta gasando sempre di più. Io sto seguendo a te, convinto che tu sai dove stai andando, no? Vai, ecco. Ok, mi sono cagato sotto. Qua c'è un commerciante, qua c'è un punto esclamativo. E sarà sempre uno degli quelli incontri. Ah, la sfida parkour questa è. E poi prima o poi le proveremo. Le proviamo, giusto, le proviamo per vedere questo. Mamma mia, con lo spaventapasseri indosso. Guarda, io mi guardo, posso vedermi, posso vedermi che sono spaventapasseri se guardo in basso. Ma soprattutto quando tiro fuori quella cazzo di lama del mietitore che mi fa gasare. La lama del mietitore. Mamma mia. Prossimo titolo è: ho sbloccato la lama del mietitore. Ho sbloccato è una parola sbagliata. L'hai comprata? È un pay to win. Vabbè, ma è... Ah, qua c'è... Ci stanno tre... Ah no, spariti. Niente. Loro calcolano che chi shoppa ha finito il videogame. Noi ci divertiamo ma a shoppare. Ma infatti io ho letto che ci sono tante persone che si sono... Ma non te dico lamentate, ma... Dicevano boicottate la cosa. A noi non ce ne frega un cazzo, te dico la mia. Dobbiamo cercarlo di notte, credo, qua dentro. Anche perché vedo tanta gente. Porco Dio, non volevo entrare! Dobbiamo aspettare la notte. Abbiamo mezz'ora d'attesa. Abbiamo qualcosa intorno da fare, secondo te? Vediamo dalla mappa. Qua due punti interrogativi. Qua c'è un incontro. Lì? Dove è quello con le tre righe blu? Sì, non vede che è. Territorio di caccia della strega. È un tipo. La strega. Ha fatto una bruttissima fine. Aspetta che ho tirato una bombetta. Minchia zì, l'hai fatto volare questo. Cazzo, ma non l'hai colpito? Territorio di caccia della strega. No, ma sai che sono solo stordenti quelle. Territorio di caccia della strega, che cazzo è? Non lo so, c'è un corno, mi sa che hanno chiamato... Non so che cazzo è. Ma è fantastica questa cosa. Ah, cerca. Ho trovato qualcosa. Mi sa che l'ho fatto? Credo. Ma sono tipo stannato da... No, sono elettrificato io. Madonna, io ho tagliato la testa, sì. Cosa hai cercato qua? Non lo so, per terra ho cercato qualcosa e ho fatto delle robe, ma non so se... Ha funzionato, quindi. Guanti da caporale, boh, non lo so. Mancano 5 minuti, zi. Era le 7, vero? No, 2 minuti, un minuto. Io c'ho 18.57. Come cazzo è possibile? Abbiamo the sync dell'orario. Boh, vabbè, e torniamo per su. Per quello che l'altra volta dicevo, quando è che diventa tanto? Io mi è appena arrivato un messaggio. No, a me non era ancora arrivato. Ah, no, alle 7 diventa crepuscolo, mi sa che era le 8. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Possiamo andare qua, ci sono un paio di punti interrogativi. Chi è questo coglione gigante? Quello è cattivo, eh. Morco due, è grosso. È uno di quei notturni, zi. Vieni a fightarlo, bro. Mi sto curando. Morco due, mi ha seccato. Coglione. Porco Dio, sì, è fortissimo. Ma è fortissimo. No, è fortissimissimo. Bro, mi one shotta. Lo sto... Sei morto, infatti, eh? Io mi devo sì, curare, tanto. Mi devo curare. Però è fortissimo, è una branda. Gli ho dato due colpi. Porco Diaz! Ti ha massacrato? No, l'ho calciato via un attimo. Mi curo. Ah, ancora! Dreddo, devi darmi una mano, eh. Un attimo. Una grossa... Sono morto, mi sa. Sì. Io l'ho fatto... No, sì, gli ho fatto esplodere una tanica addosso. Non gli è successo un'altra niente. Gli dovrebbe stare a esplodere qua. Non gli sta facendo mezzo un cazzo. Sta esplodendo... No, ha preso un po' di fuoco. È a terra infuocato. Ma come faccio a salvarti? No, ne hai due addosso.
No, uno e mezzo. Quello lì è una pippa, quello che dice. L'inseguimento è cominciato, sì. È perché è notte ormai. Secondo me è notte e non ce ne siamo accorti. Secondo me se ti rigeneri è meglio. È la mia prima morte. Beh, ci sta. Tanto non te leva giusto un po' di esperienza di sborra. Cos'è? Ritirati o rigenerati nell'ultimo punto della storia? O rigenerazione? Cos'è? O rigenerazione, immagino. Porco il demonio, sì. E ma è notte, sì, eh. Però sai che ammazzare uno di quei volatili era una delle cose. Era una delle nostre skill. Cioè, un sì, contratto. Ma tu quello lì l'hai sei scappato da quello. Sono scappato, ma... sì, no, era. Ancora sono qui questi coglioni. Non c'è arma del mentore che possa servire. Lì ti. No, no, lì ti massacrano. Ma se sei in inseguimento, vieni qua che lo cancelli. Sì, vengo lì sopra. E poi andiamo lì. Però porco due zie. Pensavo fosse un mostriciattolo. Ma è distruttivo, eh. Comunque ho visto che più avanti velocizziamo anche la manovra di medicazione. Cioè, per medicarti sprechi molto meno tempo. Si fermeranno mai queste linee rosse che sono in inseguimento? Ok, l'inseguimento è terminato. Ok. Bisogna poi andare a farmare un po' di miele perché. Ma io ne ho 10, però. No, anch'io ne ho 10, però non si sa mai. Sì, poi bisogna fare. Beh, andiamo al giallo. Qua posso scendere con la corda. Sono sceso con una corda. Sì, c'era l'argano. L'argano! Si è scritto così. Vai. Oh, oh, Dreddo. Qua secondo me possiamo farci. Guarda, ma è gente. Sì, so. Troppi. Ammazzali stealth finché riesci. Ammazzali stealth finché riesci, sì. Cioè, so una quantità indefinita. Io un paio li sto a fa. I pericolosi sono quelli gialli, eh. Sì, l'ho visto. Ma se questi li pisciamo, Sophie, pisciamo per. I'm inside. No sound of Barney yet. You have to find him. Sì, che fai? Fatti quello che sto svegliando, se no. Okay. Fatto. I'm looking. Dobbiamo cercare, eh. Qua c'è roba da poter cercare. Sì, qua c'è il loot. Apri. Importante, qua, occhio. Sto rompendo una cosa. Al cristallo ho preso. Sì, anche qua c'è un cristallo. Ok, così gialli che camminano all'infinito, eh. Ah, ho trovato il tizio che sta qui. Arrivo. Che sto lottando qua. Che c'era un cristallo ancora. Mo non ho ancora capito a che servono sti cazzo di cristalli, però. Comunque c'è qualcosa a sinistra. Beh, si potrebbe andare anche piano di sopra qua, eh. Sì. Però questo... a sto punto cerchiamo qua. Ecco, è lui. Esamino. Sophie, Zayden, I found a radio and a body. Male. White, bald man. I'm sorry, Sophie. That's not Barney. That's Kojak. One of ours. Barney can't be far. Secondo me Barney è diventato un gigamostro. Dici? Esaminare. Alcune informazioni possono essere nascoste. Per scoprire dovrei ricorrere alle meccaniche di esaminazione. Premiare per usare lo spirito di sopravvivenza e cercare indizi. Segui gli indizi. Ok, va bene. Le impronte semplicemente ci decide seguire. Ok, per terra che si va al piano di. Sarà sopra. Al piano di sopra, sì. Madonna, che cazzo è? Ah, ma qua abbiamo anche le torce, no? Sì. Io non la stavo usando, ma. Stai al buio? Sì. Eccolo. L'hai massacrato. Ha girato una falciata, zi. Ha sgombrato l'area degli infetti ed è l'unico rimasto. Dobbiamo andare lì. Si può anche. Ah no, sotto è da dove siamo arrivati. Sono a schermo nero, ok. Fuck. Now what am I supposed to do? Barney? Are you? Who the fuck are you? A Sophie sent me. Yeah, right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off! These are our crystals. You get it? You won't get them. Barney, open up. Fuck off. Sophie, I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. Good. A stubborn fucker. Just try and talk to him. I'll try. Barney? Go back to where you came from! Esci fuori e te ne farò pentire. Smettila di atteggiarti. Tua sorella si preoccupa. Ma non ho capito se le scelte che abbiamo poi modificano le cose. Ma modificano queste, sì. Tua sorella si preoccupa? Sì, anche se io sarei per esci fuori e te ne farò pentire perché mi sto facendo innervosire, però. Dai, lo so, facciamo... però secondo me dobbiamo essere lo un so, po' più so, diplomatici. So. Dai, è l'ultima volta che abbiamo fatto così, uno si è lanciato da un ponte. Vediamo che capita, dai. Your sister is worried about you. Don't you even keep Sophie out of it! But it's true! You're damn lucky I'm busy here, dipshit! Barney, I'll count to three. One, two, three. Go the fuck away! You ain't getting a thing from me! Fucking shit! Great. Finché so pippe va bene. Via dal cazzo, dai.
Li ho massacrati. Bello che sei in azione, Dreddo. Li ho massacrati tutti. Sei bellissimo in azione. Porca troia, matto. Io lo prendo a calci. A calci. A calci. Calci, calci, calci. O altri. Dai, coglioni. Boia. Soldini. Piccolo massacro. L'ultimo, questi figli di puttana. Che tanto comunque non ci danno un cazzo, però. No, un po' di soldi. Piuttosto che no. Niente. Vorrei fare un funghetto. Così giusto per il meme. Però, Vai. Ti parlo? Eh sì, siamo sempre qua. Dai, capo. Barney. Ok, that's it. They gone? Yeah, went out for some air. Your sister mentioned you're stubborn, but she didn't say you were an idiot. Hey, I should beat you down for that. Here, take your radio. We're leaving. No, Birdie. We gotta find Birdie. Who? He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone. He's just a kid, man. I promised his old lady I'd bring him back, understand? He drew those bastards to himself, you get it? So I could grab the crystals for the bazaar. I have to find him. You're in no condition to search for anyone, Barney. I'm not going back without him. Lo cercheremo? Cerchiamolo. Cerchiamo sto ragazzino, dai. He was on the ground floor when those assholes surrounded me. They ran out after him through the side door. Okay, you stay here and wait for my signal. I'll find your friend and then come back for you, got it? Let's find this ragazzino. Obiettivo aggiornato. Dobbiamo scendere giù di nuovo. Semplicemente. Ma dobbiamo seguire le sue tracce. Sì, da qua. Più che notte, quindi la merda è totale. Vabbè, io te ne andrei diretto là perché sono veramente tanti. Vero, sono... No. Ma c'è il cattivone lì, eh. Ho capito, ma l'inseguimento è iniziato. Ma era lì. Oh, non dovevo. Sto salendo. Ah sì, ma so. Porco Christian. Ma stai scherzando? No, iniziano a essere tanti qua. Cioè, ma dobbiamo fare. L'ho trovato. No, servono tutti i giocatori. Riesci a venire da me? Ah, eccoli. Sono qua. Inizialmente è terminato, godo. Ma ti sei teletrasportato? Sì. Hai fatto bene. No, non l'ho fatto io, l'ha fatto te, probabilmente. Ah, ok. Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Yeah, he did. All thanks to you, kid. I pulled it off. Killed three infected. Did you see? Well, two were wounded already, but... Listen. It's my birthday today. And... Can I ask a favor? You see... Over there. My radio. I have to call someone. Here, but we gotta hurry. Of course, of course. I just gotta... Hello? Mom. You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney! He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen. We got him. The crystals. We got him. And I killed three. Three infected. I beat them, Mom. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe. Barney promised. Sure. Soon. We'll be back soon, Mom. Nathan, what's going on? Nathan? Nathan! Sta roba per trovare un bambino che va a morire poco che è dopo. Morto davanti ai nostri occhi. Tragedia. Una cazzo di tragedia. Qua c'è da prendere contatto. Cos'è? Un inibitore? Eh sì. Oh, figo. No, non è vero. Formula immunità. Barney già si è dato. Sto aspettando che finisca di darci un'indicazione. Andiamo al bazar. Io lo picchio se becco di nuovo quel coglione. Ma di notte è grevino, eh. Ma torniamo da Sofia a 350 all'ora. Bobby, che hai fatto? Ho fatto un salto. Okay, siamo arrivati. Sì, sono qua, sono qua. Iper stealth! Con capriola. Dove te sei buttato? Hai perso tutta la vita? Ho fatto anche la capriola. Ecco, tu ti sei fatto male. Vabbè. Perché se atterri io premo C, ti vedo. Ah, perché mi sa che non l'ho sbloccata quella. Sofì! Ah, ma so. Sofì? Things are better for us now, right?
Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. The PK were a pain in the ass with him in charge. Conclusion's pretty straightforward. Lucas is gone. Things are better for us. Amen. It'd be better if you just shut up, Barney. Where's Sophie? You again? What are you doing? Spying on me? You got something to hide? You were talking about the PK commander, weren't you? Look at Mr. Nosy here. Watch where you stick that nose, Pilgrim, or you'll lose it. That fuckword Lucas deserved to die. That's the truth. Barney, the truth is this. You're an idiot, and the Peacekeepers protect us. Protect? From what? Who took over our windmill? The Peacekeepers. Who took over the Metro? Fucking Lucas. So they should get the fuck out before they all end up like their motherfucking commander. You were supposed to wait for me. Suppose schmozed. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. Two of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. That it? You don't know shit about me, my people, jackass. Birdie was like a brother to me. For some reason, my sister wants to see you. So go bother her. Ma così, zio, quante botte che dovrebbe prendere, però. Sì, tante, tante, veramente tante. Torniamo da Sofì, che pure Sofì, mo, vabbè, vabbè, bro. Ci sta a percula anche questa. Ci sta, ma io ho il dubbio che ci stanno a percula tutti. Secondo me sì. We have to kill them, Carl. They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. Prepare your men. And we're giving Joe those goddamn crystals. Fucking coward. I know what you think, but we have to listen to him, Herman. As for the bazaar, only for the bazaar. Sophie. Relax, Herman. He saved Barney, remember? Interesting guy, your little brother. You two didn't get along, I take it. Let's just say it wasn't love at first sight. Barney has his downsides. But on the upside, he is unshakably loyal. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? E della conversazione con Carl, perché i cristalli sono così importanti? Perché i cristalli sono così importanti? Esatto, io lo chiederei. Almeno capiamo che cazzo servono. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does, but there's no harm in trying. And that's why they're so important to you guys? That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. Because they're so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Conversazione con Carl? Mm-hmm. That spat with Carl. What was that about? Let's just say the PK commander's death only made our problems worse. Look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry. 2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the bazaar. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mine the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. Cosa hai intenzione di fare? What I have to do. I promise to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. Carl believes Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them. Yes. From a discreet distance. Prossimo passo, trattare con banditi. Oh, dammi questa expo. Punti
Sì, oh, c'ho punti da tutte le Molotov. Palazze. Molotov anch'io, martello. Io me lo sai che mi sblocco calcio in volo. Bro, però vuoi non fare l'anomalia del Gre? Che cos'è? C'è un super mostro. Anomalia del Gre, ero vista dagli inibitori. Eh sì, sono sempre quelle cose che abbiamo fatto l'altra volta, eh. È ancora notte, secondo me si può fare. Porco due zizze. No, non è vero. Madre di Dio. Non ci ha visto, non ci ha visto, non ci ha visto. Non ha fatto in tempo a capire che eravamo noi. Ti ho fatto un giro larghissimo. No, sì, ma ce n'è un altro qui. Pieno, pieno, pieno. Dobbiamo salire sopra i tetti. Qua, che ce n'è un altro sotto. Ragazzi, ma no, è pieno. È cominciato. È iniziato l'inseguimento? Sì, ma sotto sta dicendo robe Sofì che non riesco a capire. Sto scappando. Manco io, non ho capito un cazzo. Mi sta seguendo, dici? Fulmine catturato, no, non so che ho fatto. Ah, ti sta inseguendo il tizio? Sì che mi sta inseguendo, Cristo. Eccolo lì. Un mostrone, Non lo capisco. Qua c'è un inibitore vicino a noi, Ah, sì, è pieno. Che cazzo è quel mostro lì? C'è un mostro strano. È lì l'anomalia del Gre, immagino. Sì, è quel mostrone. È un mostrone là. Cioè, l'unica è andare lì e picchiarlo, bro. E poi c'è un inibitore da prendere. Sì, è lì il mostro, c'è il boss là, c'è la vita. Andiamo, dai. Però a livello 1 dovrebbe essere fattibile. Ma poi ci sono i demoni, quelli cattivi. È quello il problema, Andiamo lì e picchiamolo, sta dai. Sta già. Anomalia del Gre. Ah, eccola. È il covo di un re di vivo, un potente infetto che distrugge la zona e rianima chi gli sta intorno. Ah, devi entrare nell'area dell'anomalia di notte, dove sconfiggere Dio si apriranno i container. Ok. Ah, vedi, c'era l'inibitore. Prima uccidere sto qua. Porco due zie grosso. E salta. No, ma come l'inseguimento è cominciato? Sì, che ci sono anche quelli cattivi qua, Oh merda. Ah, ma è questo? Orco Diaz, mi fa malissimo. Dove cazzo è? È di là dall'altra parte. Più che altro è pieno di roba che si infetta qua. No, sì, ma è una roba insensata. Quanti sono? Ah, ma sta a morì già. Sta a morì perché gli ho tirato due seccate io. Ah, ma fase 1 di 3. Ma io gli ho dato fuoco perché. Come fase 1 di 3, zio? Ma stai fase scherzando? Fase 1 di 3. C'è scritto fase 1 di 3. Ma ce l'hai tu? No. Devo dare il medikit, sono nascosto qua dietro. Puttana troia. Come fase 1 di 3, bro? No, bro, bro, scappa da lì, fidati di me. Lo so, ci sono i due volatili, cioè quelli fanno veramente male. Quello è un cazzo di casino. Cioè, se non ci fossero loro, magari sarebbe anche fattibile, ma. Ciao ragazzi, buongiorno. Sono morto, zio. Come siamo morti? Veramente malissimo. A un certo punto non c'è stamina. Ma stai scherzando? No, siamo morti tutti. Vabbè, dobbiamo respawnare. Arrivano 8 persone addosso. Possiamo riprovare. Che secondo me non dobbiamo far partire l'inseguimento, ma è impossibile. Ma sì, mi ha sparato da casa sua, mi ha sparato. Ma mi sta continuando a sparare, frate. Bro, ci sta bombardando. Ma lo vedi? Sì, dovremmo arrivare lì senza farci sgamare dai volatili e poi lo picchiamo, perché sennò è un casino. Perché non posso... Abbiamo volatili qua, ce ne abbiamo uno sotto di qua. Dobbiamo ma è impossibile non farsi beccare. No, no, ce la puoi fare, vieni da di qua. Ah, ma è già mezzo morto. No, sì, è la stessa vita di prima. Morto. Ok, fatto. Uccidi gli spettri. Entra nel container, mi dice. Come si entra? Sto entrando, sto aprendo. Ah, da sopra? Sì. Ma entreranno anche loro, credo. Ok, gli inibitori. Meno male, non era fase 1 di 3, sennò era un cazzo di problema. Ok, questo è fattibile se non facciamo partire l'inseguimento. Sì, esatto, è stato quello il problema. Posso anche potenziarmi. Sì, e zine, va che li abbiamo attorno, Ok. Beh, fammi potenziare. Vigore o salute? Io direi salute perché anch'io. Mi stanno tipo one-shottando adesso. Ok, 20 in più di salute e ci sta.